Wobalabadabdab e bentornati su Nomamamazzo. È uscito questo mese Samuel Stern e la fine del mese è sempre segnata dai nostri fumetti, da edicola che trattano appunto di paranormale, che trattano di occulto, che trattano in questo caso anche proprio di demoni, di demonologia. E quando cade il mese di ottobre capitano a fagiolo, perché ci regalano delle letture adatte a Halloween. Quindi innanzitutto buon Halloween e oggi parliamo di Samuel Stern numero 12, La casa delle farfalle. So che il titolo può sembrare gioioso, ma credetemi, è tutt'altro, è perfettamente spaventoso per Halloween. Prima di cominciare vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, di mettere un bel mi piace a questo video e anche a tutti gli altri che vi frega, di attivare la campanella delle notifiche per rimanere aggiornati su tutti i video che usciranno da adesso in poi, di condividere il video con tutte le persone che sono possedute da una farfalla e di commentare qui sotto con quello che ne pensate di questa storia e perché no, scrivetemi se non l'avete già fatto negli altri video che sono usciti oggi, cosa fate o cosa avreste fatto per questo Halloween. Iscrivetevi anche agli altri miei social, in particolar modo Instagram, per essere aggiornati su tutto quello che pubblico e sul sito Viola dove sto facendo delle live in esclusiva, nel senso che ormai le live le faccio solo sul sito Viola, quindi davvero iscrivetevi lì, ci vuole un attimo. Se anche non vi iscrivete, comunque potete guardare senza interagire e stasera ci sarà una maratona a tema Halloween di Buffy e domani ci sarà una animazione in cosplay a tema Harry Potter, quindi iscrivetevi. Allora, Samuel Stern numero 12, La casa delle farfalle. Scusate, che buono. L'ho divorato, l'ho divorato. Allora, facendo questo hobby, diciamo, non chiamiamolo lavoro, facendo questo hobby di commentare i video, cioè scusate, di fare video in cui commento i fumetti da edicola, quindi devo un pochino leggerli in fretta per far uscire subito il video, si tende magari a leggere in fretta una storia per essere veloci e fare il video, o in alternativa godersi la storia e uscire un po' in ritardo. Qua non è successo nulla di tutto ciò. Io questo fumetto l'ho divorato perché non riuscivo a smettere di leggerlo proprio per pura passione, una cosa che non mi capitava da tanto tempo. Questa storia è un'altra storia in solitaria di Samuel Stern, come il numero 10 mi sembra l'altro inferno. Con la differenza che abbiamo comunque un padre Duncan al telefono, non lo vediamo, vediamo che interagisce Samuel con padre Duncan al telefono, come in un telefilm dove l'attore non poteva recitare quel giorno lì. Vediamo anche Penny che scrive a Samuel con un messaggino, quindi comunque non è solo anche se è solo. Finalmente vediamo Samuel approcciarsi con la figlia Lily, anche se, come sempre, Gianmarco Fumasoli, Massimiliano Filadoro e in questo numero anche Savegnago ci danno le informazioni con il contagocce perché gli piace darcele in questo modo, perché non vogliono svelarci tutto subito, proprio con loro stessa missione. Però finalmente scopriamo qualcosa in più sul protagonista. Sappiamo che Samuel Stern lascia la figlia in un orfanotrofio perché la vuole proteggere. Non sappiamo da cosa la vuole proteggere, forse la vuole proteggere dal suo mondo, da se stesso, probabilmente la vuole proteggere perché anche Samuel dentro di sé ha un'ombra, probabilmente vuole proteggerla impedendo che a Lily si formi un'ombra sapendo che la madre è morta dando alla luce appunto Lily stessa, teme che questo trauma possa far sviluppare un demone in lei. Cerca di proteggerla da tutto questo, ma di preciso non sappiamo da cosa, e questa cosa probabilmente la vedremo in futuro. Sappiamo che anche Samuel Stern è cresciuto in un orfanotrofio in passato, è cresciuto in passato con un'altra figura paterna ecclesiastica, cioè oltre a padre Duncan che gli fa un po' da mentore, un po' da padre in questo presente, anche nel suo passato ha avuto un sacerdote che lo ha allevato amorevolmente, in netta contrapposizione con una suora molto rigida che appunto vedeva in Samuel il classico discolo, il classico ragazzaccio senza speranza, finché anche la suora stessa non si è accorta che Samuel non è un ragazzo cattivo, è un ragazzo molto arrabbiato, un ragazzo pieno di odio, ma non
pieno di malignità. Riconosce che anche Samuel, che Samuel può combattere il male. Infatti lo vede come San Michele, l'arcangelo, scusate, sì, l'arcangelo Michele. Questo perché? Perché se vi capita in giro di vedere delle figure, dei santini, delle statue di un angelo che calpesta il diavolo, proprio lo stereotipo del diavolo, quindi un demone rosso con due corna, quello è l'arcangelo Michele, è l'unico arcangelo che è raffigurato mentre sta calpestando esplicitamente un demone, quindi c'è questo parallelismo tra l'arcangelo Michele e Samuel Stern, che appunto di mestiere, diciamo di hobby, anche lui perché di mestiere fa il libraio, di hobby fa l'esorcista, perché ha la possibilità di entrare in connessione con le persone possedute e, diciamo, riuscire a strappar fuori il demone con più facilità che non con un rito classico di esorcismo. Tra l'altro, nel mio video in cui ho parlato dello speciale di Samuel Stern, lo speciale annuale di Samuel Stern per il primo anniversario, c'era una storia breve con una suora che aveva chiamato Padre Duncan e il nostro rosso per fare un esorcismo. E ho detto, cavoli, sarebbe bello vedere anche una figura di una suora, la classica suora rigida, che collabora ogni tanto con Samuel e Duncan. Non ho fatto neanche in tempo a desiderarlo e subito, nel numero successivo, la Casa delle Farfalle, è apparsa questa vecchia suora, perché ormai nel tempo presente ha più di 80 anni. Quindi non so se questa figura continuerà a esserci ancora come comprimario di Samuel Stern, ma sarebbe bello vederlo ogni tanto collaborare con i nostri eroi. Ora faccio un pochino di spoiler, quindi se proprio non volete sapere niente, skippate questa parte, tornate indietro, andate alla fine, non lo so. Tornateci dopo che avete letto il fumetto, ok? La storia di per sé, pensavo che parlasse per tutto il tempo dell'infanzia di Samuel Stern. Pensavo che la Casa delle Farfalle fosse il nome, sì, dell'orfanotrofio, ma dell'orfanotrofio dove è vissuto Samuel, dove magari ha subito qualche trauma che lo ha portato ad avere questo potere di vedere le ombre all'interno delle persone. E invece parla di un secondo orfanotrofio, un orfanotrofio non ufficiale, una casa nascosta dove questo uomo distinto, questo gentleman, rapiva i bambini, li portava lì e non li uccideva, ma gli faceva molto peggio, cioè li torturava in ogni modo per creare dentro di loro un demone. Questa tematica non è nuova nel mondo di Samuel Stern, l'abbiamo già vista anche nel numero 5, La fine della coscienza, su stessa missione del villain di questa storia. Quindi la storia di per sé ha un non so che di già visto, però fortunatamente, con il fatto che viene percorsa insieme al passato di Samuel Stern, è molto più gradevole. Francamente, io avevo pensato che però questo gentleman, appunto, non facesse una cosa molto simile a quello che poi è stato fatto anche nel numero 5, ma lavorasse per l'agenzia. L'agenzia è il numero 7 di Samuel Stern, in cui mostrano che dietro a tutto questo c'è anche un'agenzia paragovernativa che mi ha ricordato molto l'iniziativa della stagione 4 di Buffy l'ammazzavampiri, in cui l'esercito si occupava dei demoni. Ecco qua, c'è l'agenzia, che non si sa bene da che parte arrivi, però è un'organizzazione di umani che si occupa di eventi demoniaci, che addirittura scende a patti con i demoni per evitare catastrofi ben peggiori di quello che fanno loro, degli accordi che fanno loro. Ecco, un gentleman così che avrebbe lavorato per l'agenzia mi sarebbe piaciuto un sacco. Mi sarebbe anche piaciuto che quel bambino che vediamo nel flashback, che è stato reso un demone e poi è scappato, mi sarebbe piaciuto che da adulto non fosse il risultato di tante violenze, quindi un ragazzo disturbato al limite della disabilità a causa del fatto che è stato poco educato ed è stato maltrattato, perché purtroppo succede anche così nella vita reale, che un adulto risulti disabile perché è stato eccessivamente maltrattato da piccolo. Speravo che invece il demone che si è sviluppato in questo bambino facesse diventare l'adulto un adulto con un demone sviluppato all'interno, che ha totalmente coscienza della persona che lo ospita e che quindi è molto pericoloso. Poteva essere anche lui stesso il gestore della fondazione Casa delle Farfalle, della fondazione Farfalle, quindi
Si poteva fare anche una cosa così. Invece è uscito una sorta di Iñaki che ha aiutato Samuel Stern. Il villain con la bombetta è fantastico. Peccato che sia stato visto in un flashback, perché nel tempo presente ormai questo uomo è anziano, è attaccato a delle macchine e lo vediamo che comunque muore. Molto carino anche il discepolo di questo villain. Sarebbe stato carino che continuasse, diciamo, l'iconografia del cattivo d'ora in poi mettendosi una bombetta. Però l'abbiamo visto, è stato seccato subito con un colpo in testa, quindi la vedo dura. A meno che anche lui appunto non abbia un'ombra dentro di sé e che il colpo in testa non l'abbia ucciso e che utilizzerà una bombetta per coprire lo sparo. Non lo so, sarebbe una cosa carina. Mi piacerebbe che ci sia una nemesi, no, per Samuel Stern d'ora in poi. Mi è piaciuto molto anche il personaggio del detective di Stirling, il detective scozzese, che appunto per distanza magari non vedremo spesso come padre Duncan o Penny, ma non mi dispiacerebbe vedere di nuovo in futuro. E dulcis in fundo, ultimo ma non meno importante, l'omaggio a Gary Coleman, il bambino scomparso che nel presente che la suora vuole cercare, è chiaramente il mio amico Arnold, ovvero l'attore Gary Coleman. Grande, grande omaggio. Concludiamo questo video parlando un po' di chi lo ha fatto, perché appunto ho nominato gli autori, ma non ho nominato il disegnatore, che è Salvo Coniglione. Quindi Salvo Coniglione ha omaggiato Gary Coleman. Ah, una cosa molto particolare, dato che c'è stato l'anniversario, non c'è l'editoriale di Filadoro, ma c'è semplicemente un elenco di disegni, probabilmente che hanno vinto un contest, onestamente non lo so, un elenco di disegni che hanno omaggiato un anno insieme di Samuel Stern. C'è comunque gli appunti del Darryl Lang, che nell'intervista con Luca DJ a Filadoro e Fumasoli abbiamo capito che è frutto della mente di Fumasoli. Quindi non c'è, diciamo, l'editoriale di Filadoro, ma c'è quello di Fumasoli. Molto bene, io come sempre vi ringrazio per avermi seguito fino a qui, come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video e anche alle prossime live. Arrivederci.